Grazie Presidente. Volevo ricordare il lavoro strutturale che con l'assessore Lemmetti si è fatto in questi mesi e andando un po' a ripercorrere quella che è la coerenza che è stata riportata nel gestire e costruire gli strumenti che poi fanno parte dell'amministrazione, da una parte perché lo dice e ovviamente lo prevede la legge, dall'altra perché gli strumenti vanno utilizzati nella coerenza per cui sono stati progettati. Il documento che è oggi in discussione e in approvazione ha una genesi che ovviamente deriva da quanto questa Assemblea ha votato nel 2016 all'atto dell'insediamento come primo atto politico formale, vale a dire la votazione di quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione. L'importanza di far discendere dalle linee programmatiche un documento di gestione e di programmazione che descrive quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione è fondamentale se collocato ovviamente con le giuste tempistiche. Nel 2018, appunto a luglio, come prevede la legge, è stato presentato il documento unico di programmazione come progetto da sottoporre all'Aula che ha poi la possibilità, anzi ha avuto la possibilità e ha esercitato questa facoltà nel dare indicazioni su quelle che devono essere, secondo l'Assemblea Capitolina, le modifiche e le integrazioni necessarie. La coerenza, anche ribadita, descritta dal parere dell'OREF con il progetto di bilancio che la Giunta ha deliberato nel mese di novembre e che sottopone all'Aula per l'approvazione nei prossimi giorni, unitamente alle delibere propedeutiche al bilancio, ovviamente fa sì che poi i progetti e gli indicatori e diciamo tutti quanti gli obiettivi strategici descritti all'interno del DUP trovino la giusta posizione finanziaria. Sono state fatte critiche, e questo credo che da parte dell'opposizione sia assolutamente legittimo, però mi si consenta di fare alcune sottolineature. Allora, era stata criticata l'assenza di investimenti o comunque, diciamo, il contenimento degli investimenti negli anni precedenti. Nel progetto triennale che ci apprestiamo ad approvare, gli investimenti diciamo, hanno avuto un incremento pari a circa il 100%, siamo passati da poco più di 500 milioni a 1 miliardo e 120 milioni nel triennio. Per ciò che riguarda la sottoscrizione di mutui, ricordo che ciò è stato possibile esclusivamente perché in questi 2 anni si è portato ordine nei conti e si sono resi più sicuri e quindi anche, diciamo, più capiente la capacità di indebitamento dell'ente. Questo anche grazie all'enorme lavoro che è stato fatto sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ricordo che nella Commissione che presiedo, è diventata ormai prassi costante lavorare su debiti fuori bilancio che l'amministrazione deve riconoscere e che sono maturati ancora oggi. Ne abbiamo lavorato uno che trova la genesi addirittura nell'anno 2008. Sulla critica relativa alla protezione civile potrei portare come unico esempio la gestione del fenomeno neve che questa amministrazione ha dovuto affrontare di recente, senza ricordare paragoni simili in un'altra amministrazione perché sarebbe impietosa. Sul personale, ricorderei che questa amministrazione ha sbloccato quello che era, diciamo, l'esito del famoso concorsone che teneva bloccate graduatorie molto corpose di persone che oggi invece lavorano con l'amministrazione. Vorrei ricordare sempre su questo aspetto la diciamo, recente comunicazione sull'assunzione
di 500 vigili urbani e del probabile esaurimento nel 2019 della lista degli idonei. Sul discorso delle partecipate, soprattutto ricorderei l'intervento fondamentale che ha portato al salvataggio, grazie al concordato preventivo, dell'ATAC, che non credo di errare se cito come forse più grande azienda di trasporti urbani d'Europa. Questo avendo ereditato un'azienda che di fatto era fallita e che questa amministrazione invece ha introdotto a un percorso di salvaguardia, soprattutto nei confronti dei lavoratori che ne fanno parte, ma soprattutto del servizio che viene erogato ai cittadini, che oltretutto nel piano di investimenti trova tutta una serie di iniziative che tenderanno al miglioramento, con, fra le altre cose, l'acquisto di nuovi autobus e tram, cosa che non avveniva, se non erro, da una quindicina d'anni. Per cui credo che anche su questo, in termini di prospettiva, non si possa che rendere un plauso a quello che questo piano di investimenti prevede per il prossimo triennio. Nel complesso direi, e qui mi rifaccio al discorso relativo alle commissioni e alle descrizioni sia del documento unico di programmazione che dell'approfondimento sul bilancio che è stato fatto in 14 commissioni, vale a dire commissioni congiunte con tutte le commissioni permanenti più la commissione Roma Capitale e Pari Opportunità. Io credo che questa è un'attività che mai in precedenza è stata fatta e vorrei ringraziare per questo, oltre ovviamente che gli uffici, la Ragioneria Generale, ma tutti gli assessorati che hanno comunque garantito la presenza attraverso o l'assessore o dei validissimi collaboratori che hanno contribuito all'illustrazione e alle risposte alle legittime domande che i consiglieri e i commissari hanno posto all'interno delle singole commissioni. Sui rapidi tempi, questo mi si permetta questa annotazione, non ho mai detto che le commissioni devono garantire dei tempi rapidi, ma un'altra cosa che è ben diversa, vale a dire che la consapevolezza che i commissari e di conseguenza sono le stesse persone, i consiglieri dell'Assemblea Capitolina, avessero una consapevolezza e una conoscenza della materia, soprattutto eventualmente divisa per le specifiche competenze che portano all'interno delle commissioni, che avrebbe permesso anche in aula di avere una discussione più efficace e di conseguenza più rapida, perché non distratta da modalità anche antiche di affrontare il bilancio, ma una modalità che possa permettere, nel rispetto del ruolo che ognuno di noi occupa, possa permettere una discussione proficua e costruttiva. Di conseguenza io credo che l'approvazione di questo documento, che rappresenta il primo momento che poi trova declinazione nel bilancio, poi nel piano esecutivo di gestione e soprattutto poi nel monitoraggio che faremo, per questo è un altro punto che abbiamo concordato con l'assessore, su cui la commissione ovviamente sarà parte attiva e proattiva nel corso del 2019, sarà poi il punto di sintesi per vedere e per monitorare durante l'anno eventuali correzioni, eventuali iniziative che poi consiglieri e giunta potranno trovare per andare a garantire il massimo rispetto di quelli che sono gli obiettivi strategici che nel DUP vengono descritti. Quindi una modalità completamente nuova, molto più, se vogliamo, uso una parola che a molti non piace, molto più manageriale, ma a volte serve un approccio manageriale per consentire all'amministrazione di essere più efficiente e più efficace. E su questo la collaborazione di tutti credo che sia fondamentale. Grazie.